Tra risate e applausi si è conclusa nella sala del Teatro San Francesco di Favara la due giorni della commedia Giù diavolazzo di Fimmina, opera di Giambrone riadattata e diretta da Antonella Monreale. Un fine settimana diverso quindi per le centinaia e centinaia di persone accorse al teatro che non hanno voluto mancare alla rappresentazione. Nel cast degli attori la bravissima Anna Maria Bennardo, le travolgenti Laura Pompeo, Antonella Monreale e Sofia Maggio. Per non parlare dei mascoli della commedia che si è articolata in due atti. Gino Sorce, che ha saputo tenere il palco nonostante sia stata per lui la prima volta. Lo ha fatto prendendo da esempio il fratello Gaetano, scomparso da 5 mesi, a cui è stata dedicata la serata di sabato. Ed è una persona che purtroppo non c'è più, ed è mio fratello. Faceva anche un po' di regia, mi pare, sì, e gli piaceva recitare tantissimo. E io, quando mio fratello recitava, io per me il teatro era fuori scena per me, il teatro non esisteva, io avevo altre cose da fare. Poi, guardo un po' il caso, dopo la sua assenza, ho sentito la voglia di provare le sue emozioni e ho deciso di fare questo tributo teatrale e lo dedico interamente a lui. E poi ancora Antonio Salvaggio e Piero Ceresi. Insomma, Giù diavolazzo di Fimmina, inutile negarlo, aveva suscitato curiosità. In tanti si erano chiesti chi fosse, ma solo chi ha assistito alla commedia lo sa. Chi vorrà saperlo dovrà attendere qualche altra rappresentazione pubblica della compagnia Arcobaleno. Ma una cosa consentitecela di dire, è stato bello rivedere la sala del teatro piena di gente. Da quando la struttura è stata riaperta alla città, diverse rappresentazioni si sono susseguite e questo ci porta indietro nel tempo, quando ogni fine settimana compagnie teatrali permettevano alla gente di divertirsi e riflettere. È questa la strada da seguire, questa è la Favara che vuole emergere. Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo.